Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi sesto giorno su 10 dove continuiamo imperterriti, inarrestabili a parlare dei deck creati con il nostro domatore di cinghiali, ragazzi, deck costruiti per Log Rider. Senza ragazzi perderci in brodo di giuggiole, eccolo qua ragazzi il sesto deck, come potete vedere formato da Og Rider, Goblin, Cerbottaniere, Cavaliere, Fireball, Moschettiere, Zap, Gang di Goblin e Spirito del Ghiaccio. Ragazzi, come si usa questo deck? Molto leggero, tra l'altro 3.0, il costo di Elisir di questo deck, ragazzi, Log Rider, lo giochiamo sempre davanti, lo sappiamo ormai a memoria, va come push violento e veloce sulla sua torre che stiamo puntando. Possiamo giocarli dietro una gang di Goblin, uno Spirito del Ghiaccio o un Goblin Cerbottaniere, ma tenere l'attenzione perché 7 di mana non sono tantissimi per ponderare degli attacchi con una tripla combo che state vedendo. Tripla combo perché? Perché sapete, come vi ho appena detto, che potete giocare Log Rider con dietro una delle tre truppe dette poco fa e riuscire quasi sempre ad entrargli abbastanza intensamente. Abbiamo il Cavaliere, ragazzi, che va giocato sempre al centro dell'arena se dobbiamo difenderci, o lo giochiamo davanti come mini push se vogliamo farlo spingere dall'Og Rider. Potremmo fare Og Rider, cioè Cavaliere, Og Rider, Spirito del Ghiaccio, le due e gli due incantesimi, la Zap e la Fireball, ragazzi, usati in maniera molto versatile o in attacco o in difesa o a protezione dell'attacco dell'Og Rider o a protezione della torre. E il Moschettiere, ragazzi, l'ultima carta che forma il deck, da usare sempre come apertura in difesa per fare parecchi danni. Non perdiamoci d'animo, ragazzi, andiamo di nuovo dentro a vedere una bella partitozza contro Potbala Baby degli HK Skywings. Ciao, vediamo un po', facciamo una bella apertura molto tranquilla, sì, con il nostro Moschettiere sulla sinistra, lui apre con la Valchiria. Vediamo, lui ha Log Rider, quindi andiamo a sprecare tantissimo mana, ma evitiamo il peggio, e il peggio era dato dai colpi imperterriti purtroppo dei suoi spiriti del fuoco. Adesso noi tentiamo, vedete, in questo momento possiamo fare un push del genere. Vediamo con cosa deciderà di difendersi lui. Sono una coppia di luridi cavernicoli, ne posso andare addirittura a congelare uno, ragazzi, peccato purtroppo che non fa così tanto male il mio attacco. Aspettiamo ancora un secondo, scarichiamo una bella palla di fuoco che riesce a togliere anche il suo cavernicolo. Purtroppo il bombarolo avrà modo di giocare due bombe, no, una sola, 1611 2194. Bello anche il bombarolo come carta, ragazzi, molto molto micidiale se giocato sulle truppe di terra, fa un danno a splash che è devastante, ragazzi, devastante. Vediamo un pochettino di riprepararci intanto dalla retrovia con il nostro Goblin Cerbottaniere, la sua Valchiria la andiamo a spostare subito, mettiamo il Moschettiere e il Cerbottaniere che vanno a colpire inesorabilmente Log Rider, che può tirare solo una legnata, quindi siamo pronti noi per la ripartenza, ragazzi, con Log Rider. Potremmo mettere anche lo spiritino, ma aspettiamo un attimo, Log Rider che entra, ragazzi, mettiamo così una bella Zap, 1342, Moschettiere non ce la fa, 1342, 1293, siamo lì ragazzi, siamo tornati quasi in pista. Dovrebbe giocare i due luridi insieme allo Grider, se ci ho visto bene, o i due luridi che spingono la Valchiria. Io posso solo pensare di giocare il Cavaliere che sposterà la Valchiria, e l'Orda sarebbe una buona giocata contro i suoi luridi, e infatti eccoli lì, ragazzi, Cavaliere lo mettiamo a distrazione dei luridi, Moschettiere, poi giochiamo gli spiriti del Ghiaccio, bene che tiriamo via per fortuna il suo bombarolo. Possiamo fare noi la ripartenza adesso con due sputacchieri, vai, vediamo se è buona, ragazzi, 4,90, 106, e giù, ragazzi, e giù la torre, azzolina il Valchirione, me lo son perso, andiamo a congelare Log Rider, a togliere il bombarolo che darà parecchio fastidio. Vediamo se il Cavaliere ce la fa, 5,73, 2,55, a 30 secondi dalla fine ce la facciamo a salvare la torre. Non so se lui abbia dei danni ad area con le sue truppe, quindi farei questa cosa qui,
farei questa cosa qui e questa cosa qui. Vediamo un pochettino di continuare a fermare. Penso non abbia danni ad aria se non la sua zap. Come vedete ragazzi, riusciamo a mettere tutte le truppe sullo grider che si ferma. Sentiamo noi la ripartenza. 4, 3, 2, 1 e andiamo a chiuderla ragazzi. Come vedete, molto divertente questa partita giocata sul filo del rasoio, ragazzi, fortissimi i suoi luridi cavernicoli, veramente molto molto cattivi, non c'è che dire ragazzi. Ma come avete potuto vedere, il Goblin Cerbottaniere e la gang sono molto molto utili per danneggiare. Se poi riusciamo a deviare ad esempio i suoi barbari scelti con un cavaliere, come avete visto, giocato centrale, uno spirito giocato più indietro, abbiamo anche la forza delle torri che possono tirarli giù. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale. Fra qualche giorno tornerà tutto come prima ragazzi, faremo di nuovo le live di pomeriggio, vedremo di farle anche a metà pomeriggio e ovviamente quelle di sera. E non so se mentre sto parlando io faccio le live di sera mentre sono in vacanza, comunque vi ricordo sempre di rimanere sempre attivi sul canale. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!